eventi dove si può parlare di Pollino e si può parlare di quello che è il Pollino, che non è solamente una montagna, ma è tanto, tanto di più. E allora io lascio la parola a Francesco Fiore per parlarci. Sì, buonasera a tutti. Il Pollino, lo diceva, è il parco più grande d'Italia, si trova proprio a ridosso di questa realtà di Maratea, fra il Tirreno e lo Ionio, e comprende parte di territorio che troviamo in Lucania e parte che troviamo anche in Calabria. È il parco più grande d'Italia e chiaramente ha questo contesto ambientale che ha un inequivocabile valore, ma oltre agli aspetti ambientali bisogna ricordare anche tutte quelle situazioni delle biodiversità del mondo vegetale. Il pino loricato ne è un esempio, vi esistono e sono presenti erbe officinali, erbe medicamentose, tant'è che pare che il nome Pollino derivi da Apollineus, monte di Apollo, proprio perché Apollo era il dio della salute, precursore della medicina. E poi le biodiversità anche del mondo animale, ma tanta identità anche culturale, perché noi attraversiamo periodi storici diversi che partono dal paleolitico con il rinvenimento del Bos Primigenius a Papasidero in una grotta, fino ad arrivare poi alla storia dei tempi moderni, soffermandoci anche sul brigantaggio, per esempio, che si sviluppava in queste aree intorno all'anno 1860. Chiaramente il Pollino ha una grande valenza al momento ed è rinomato e riconosciuto anche a livelli internazionali perché è diventato patrimonio dell'UNESCO, lo è diventato perché sono presenti delle fagete vetuste, perché il Pollino è un geosita di interesse internazionale. Ultimamente sono stati rinvenuti nel Pollinello, un monte, due faggi che risalgono a circa 630 anni fa, sono i faggi più vecchi d'Europa, e abbiamo anche Italus, che è il pino loricato più vecchio d'Europa, che risale a 1230 anni fa, che si trova fra i comuni di Cerchiara e di Terranova. Noi cerchiamo di valorizzare tutti i percorsi che sono presenti, quelli ambientali prevalentemente, quelli della religiosità, tipo il santuario della Madonna del Pollino, ancora della Madonna delle Armi di Cerchiara, ma valorizziamo anche percorsi di arte contemporanea, perché sul Pollino Lucano abbiamo delle opere di Karsten Holler, di Anish Kapoor e di Penone, che sono davvero notevoli, importanti e notevoli. Certo. E nello stesso tempo stiamo cercando ora, a parte i percorsi degli sport che permettono un diretto contatto con la natura e anche la enogastronomia, che è uno degli elementi in base ai quali il Pollino viene apprezzato un po' dappertutto, i percorsi del cinema. Mm-hmm. Perché ultimamente sono stati girati film nella nostra realtà, cortometraggi di varia natura. Il film Lucania, per esempio. Lucania ieri è stato peraltro proiettato qui in Piazza del Gesù e Gio Capalvo è stato nostro ospite, ne abbiamo parlato, quindi il pubblico che c'era ieri sera ha potuto, per chi non l'avesse ancora visto, già vederlo e apprezzare le meraviglie. In parte è stato girato per l'appunto sul Pollino, si apprezzano i nostri paesaggi, il pino loricato. Tra l'altro il film Lucania secondo me è davvero interessante perché è una espressione della nostra identità culturale di qualche tempo fa, è un film che ci rappresenta nel modo giusto e sta avendo tanti riconoscimenti, ma nello stesso tempo c'è anche qui l'esperto della comunicazione, noi cerchiamo di sostenere questi percorsi nel senso che vogliamo fare anche una formazione sul linguaggio cinematografico e sulla comunicazione in generale, abbiamo coinvolto le scuole del territorio, i ragazzi stanno girando dei cortometraggi, cominciano ad apprendere queste arti, queste capacità, e quindi questo può essere anche per loro un modo per realizzarsi nel futuro, almeno e costruire per le maestranze che sappiamo poi nel nostro territorio mancano, quindi è sicuramente un discorso che guarda lontano. Ecco, io proprio al responsabile del settore turismo e comunicazione questo volevo chiedere: quanto queste iniziative, questi percorsi che appunto sono stati attivati, hanno attirato persone nel parco, quanto è cresciuto appunto l'afflusso di gente?
guardi, cresce sempre di più il numero delle presenze proprio su questi. Le chiedo di avvicinare il microfono. Cresce sempre di più il numero delle presenze proprio su questi temi. Al presidente è sfuggito poco fa che proprio in questo periodo si sta girando un nuovo film di Michelangelo Frammartino, finanziato da Rai Cinema, da TVR francese, una grande produzione che inizierà proprio tra qualche giorno. Questo a testimonianza dell'attenzione che si sta ponendo sul territorio. Io dalla mia particolare postazione, voglio dire, sono anni ormai che mi accorgo che viene sempre più frequentato da fotografi non solo nazionali ma anche internazionali per riuscire a cogliere la straordinaria qualità della luce di cui è capace questo territorio. Le foto che stanno scorrendo attestano, io vi assicuro che non sono assolutamente le photoshoppate, le ritoccate. Non c'è bisogno. Esatto. No, sono davvero queste le atmosfere, questa è la luce che si riesce a cogliere sul Parco del Pollino. Molti addirittura di altri territori, hanno deciso di rimanere proprio sul Parco del Pollino per poter godere di questo paesaggio. Le foto che scorrono sono di Giorgio Braschi, per esempio, un grande fotografo che non è del nostro territorio, ma che ha deciso di insediarsi e di stabilirsi, per esempio, sul Pollino, proprio per continuare a godere di questo paesaggio e continuare a poter svolgere la sua attività professionale. Ecco, quindi in questo modo anche l'arte diventa veicolo per far conoscere, per anche fortificare quella che è l'identità di un luogo, no? Anche coglierla, come può essere la fotografia, come può essere il cinema, cogliere anche degli aspetti, dei punti di vista che magari all'occhio di chi lo abita sfuggono, sì, perché sono sempre davanti a noi, ma per esempio anche una bellezza come quella che abbiamo oggi davanti è davvero ti fa fermare il tempo, così come alcuni paesaggi del Pollino meravigliosi che abbiamo visto nelle immagini, ma che possiamo vedere appunto quotidianamente, basta andare lì. Ormai le film commission sono una realtà a livello nazionale e testimoniano proprio la necessità di dover promuovere un territorio attraverso anche altri strumenti di comunicazione, che non può essere lo spot pubblicitario solamente, ma anche la televisione, ma anche la cinematografia, ma anche l'editoria in generale, sono validi strumenti per promuovere un territorio. Certo, e di questo noi rendiamo merito, esatto, anche alla nostra, esatto, Lucana Film Commission, che ha accolto decisamente. Il presidente, come dice, ha tenuto molto a partecipare a questa iniziativa, proprio ritenendola utile per la promozione del territorio. Bene, un'ultima domanda, quali sono gli eventi prossimi in cantiere o comunque i progetti in cantiere? Noi innanzitutto partecipiamo a fiere tipo la Bit di Milano, il Salone del Gusto di Torino e tante, Fico, Bologna. Nello stesso tempo abbiamo aderito alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Questo è un fatto di grande rilievo perché nel momento in cui rispetta e salvaguarda il territorio, l'accordo con gli operatori turistici permette anche di offrire in maniera idonea e giusta la giusta e l'adeguata ospitalità a quelle persone che vengono fuori. E tra l'altro io sto riscontrando, a proposito dell'incremento delle presenze turistiche, che si sta diversificando anche il tipo dell'utenza, perché nei primi periodi c'era prevalentemente gente delle regioni limitrofe che visitava i nostri luoghi. Oggi si vede sempre maggiormente gente che viene da altri paesi di Europa e addirittura da altri continenti. E questo non noi può andiamo che avanti, certo ci arricchisce. Sosteniamo come parco tanti eventi, tanti coeventi che sono correlati con la esigenza di qualificare la nostra identità, non perderla assolutamente, ma cercare anche di farla conoscere secondo le giuste modalità. Partecipare per esempio in questi contesti, noi ci siamo visti anche in altre occasioni a Sanremo dove parliamo anche di Pollino, cerchiamo di far conoscere ad altre realtà il nostro mondo, diventa un momento importante. Come si diceva, la cinematografia, le immagini diventano fatti essenziali per far conoscere ed apprezzare i nostri territori. Noi ringraziamo il dottor Fiore e il dottor Niola, li ringraziamo per la loro partecipazione, per aver raccolto il nostro invito, e allora continuate a lavorare così bene perché può solo far bene alla nostra terra. Grazie e buona continuazione di serata. Io